è la settima fase, è solitamente viene effettuato progressivamente per un intervallo di tempo che va tra i 5 e i 10 minuti, solitamente 5 minuti basta. Si inizia dalla respirazione yogica completa, che è la respirazione yogica, ovvero, scusate, la respirazione in generale che dovremmo sempre utilizzare. Solitamente questa respirazione, detta anche respirazione del vaso, consiste nell'espandere prima il vasto addome, poi la cavità toracica e infine la parte clavicolare, per un intervallo di tempo che può andare dai 2 secondi fino ai 4-6 secondi, e poi si espira. La fase di espirazione dura il doppio dell'espirazione e si abbassano durante l'espirazione clavicole, gambe toraciche, vasto addome. Quindi, se inspiro per 2, ispiro per 4. Se inspiro per 4, espiro per 8. Se inspiro per 3, ispirerò per 6. Tra l'inspirazione e l'espirazione c'è una piccola fase di ritenzione, cioè di apnea, che dura tra il mezzo secondo e il secondo solitamente. Anche se ci sono altre scuole che la enfatizzano per durate maggiori, però dal mio punto di vista una ritenzione, ovvero un'apnea naturale di mezzo secondo, un secondo è più che sufficiente. Quindi si mettono, per chi non la conosce, quindi per i neofiti, due mani sul basso ventre, inspiro, espando il basso ventre, espiro, contrario, detta respirazione diaframmatica, perché si usa appunto il diaframma. Dopodiché si passa alla gamba toracica, quindi inspirerò per 3, inspirerò per 6. Poi la parte clavicolare, inspiro, solo con la parte clavicolare ed espiro. Dopo che si è fatto questo in maniera separata 2-3 volte, si mette una mano sul basso ventre, l'altra mano tra le toraciche e il petto. Quindi inspiro, espando. Pancia, le toraciche, petto. Espiro, contrago, parte clavicolare, gambe toraciche e basso addome. Quindi inspiro, espiro. Quindi inspiro, espando, pancia, gambe toraciche, petto, espiro. Particolare, gambe toraciche, basso ventre. Faccio senza nulla, inspiro. Otra volta. E questa è l'espressione logica completa che dovremmo usare sempre, ma soprattutto durante le asana. L'altro tipo di respirazione è la respirazione dove espando il basso ventre, mentre espiro lo contraggo in maniera forzata, quindi lo espando in maniera spontanea e poi durante l'espirazione c'è l'espirazione yogica completa. Quando espiro invece contraggo velocemente il basso addome. L'evoluzione di questa è la respirazione dove espando e contraggo l'addome repentinamente. Questo, ripeto, è il secondo stato, quindi uno per alcuni mesi si esercita con la respirazione che abbiamo mostrato poco fa e poi con questa. Si effettuano 30 ripetizioni solitamente, dove per ripetizione si intende un'ispirazione e un'espirazione forzata, circa 30 volte, poi si riposa per un po' di tempo, intervallandola con un'altra respirazione che adesso vi mostro, e si ripete il ciclo, quindi si fanno solitamente
3, 5 serie da 30 ispirazioni ciascuna, una volta. Per intervallare tra un'ispirazione e l'altra, utilizzo l'ispirazione e la narice alternata, che è un'ispirazione chirurgica completa, dove alterno prima una narice e poi l'altra. Effettuo due, tre ispirazioni di questo tipo e poi ripeto l'esercizio che vi ho mostrato prima, se volete, oppure se non utilizzate questa respirazione subito dopo quella chirurgica completa. Lasciate a posto. Quindi, ad esempio, inspiro con la narice sinistra, poi chiudo per un secondo, apro la destra ed espiro dalla destra. Poi inspiro dalla destra, chiudo la destra, apro la sinistra ed espiro.